è un governo provocatorio, diciamo, che farà però l'interesse del popolo, a differenza di quello che sta facendo il governo attuale. A parlare il neo ministro dello sport Iuri della palestra Dorian Gray di Maser, proprio così. E questa è infatti l'iniziativa shock annunciata nel tardo pomeriggio a Roma dal movimento Io Apro, con la nascita di un governo ombra. Una provocazione certo, ma che dà la dimensione di una tensione crescente, soprattutto tra quelle attività che hanno visto rinviata la loro riapertura, come le palestre. Lo facciamo per sopravvivenza e non per altro. Quindi noi continuiamo per la nostra strada e il 26 inviteremo, e comunque stanno già aderendo tantissime attività, sono già in 1100 attività in tutta Italia che hanno aderito in un giorno a questo governo e che apriranno insieme a noi. Non sono ancora arrivate allo strappo, ma i toni sono forti. Le piscine del Veneto, con una lettera alla Federazione Italiana Nuoto Regionale, ha chiesto oggi a Zaia di intercedere presso il governo. Siamo disperati, si legge. I restauri non sono capienti e non ci sono. E abbiamo la necessità di riaprire per una questione proprio di flusso di cassa. Un altro fronte portato avanti da Veneto Imprese Unite, che lancia un ultimatum a Contarina perché si discuta la possibilità di posticipare i pagamenti del 2020 senza interessi di mora. Se non saranno ricevuti entro la settimana, gli imprenditori sono pronti a un picchetto fuori dalla sede.